Dio e dello Spirito Santo. Cari soci del Vespa Club, oggi è la prima uscita, allora, esatto, dopo due anni. Dopo due anni. E allora voi tra un movimento in alto del manubrio passerete in mezzo al virus. Voglio benedire di cuore allora questa giornata, perché è segno non solo di un po' di apertura a seguito di quello che stiamo vivendo, ma è un'apertura del cuore che ci fa di nuovo ripensare alla bellezza dell'ordinarietà di quello che vivevamo prima. Siano questi momenti vissuti certo nel rispetto, ma anche nella gioia del condividere, stare insieme. Signore, benedice queste cose, contento di voi perché vivete l'amicizia, il senso di appartenenza a un gruppo, noi diciamo di comunità. Signore, benedica ciascuno di voi e le persone che amate. Chiediamo questo allora in un momento di silenzio nel vostro cuore, nel cuore di tutti di noi, e invochiamo la benedizione. Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare nuovi mezzi di trasporto, fa che i conducenti di queste vespe nei vari percorsi di lavoro o di svago operino sempre con perizia e prudenza per la sicurezza e l'incolumità di tutti, e avvertano accanto a sé la tua continua presenza, per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione non va solo alle vespe, va alle vostre teste. Gli uomini che guidano le vespe. Le teste, perché dico le teste? Perché è da lì che dovete essere attenti, perché la vostra mente e il vostro cuore pensi sempre che a casa avete persone che vi vogliono bene e vi amano, e voi anche avete persone che volete bene e vi amano. Allora dovete essere prudenti voi e sperare nel fratello, perché sia prudente anche l'altro, cocchiere, come si direbbe qui. Il Signore benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Un mondo di cari auguri prima di tutto al Presidente, a ciascuno di voi, alle vostre feste, alla vostra bella passione. Anche Giacomo D'Angelo. Allora Giacomo lo vogliamo proprio ancora ricordare qui in mezzo a noi con affetto.